Benvenuti a tutti coloro che ci seguono, sia qui sulla piattaforma Zoom, sia in diretta Facebook sulla pagina del Comune di San Benedetto del Tronto. Io sono Antonella Baiocchi, assessore alle pari opportunità, oramai mi conoscete. Questo è il sesto incontro di Psiche in Comune online, il ciclo di conferenze che ho ideato come assessorato nel lontano inizio 2017 per offrire alla cittadinanza delle occasioni mensili per scoprire le potenzialità della mente, per scoprire come allargare i paraocchi, come liberarsi dai pregiudizi, perché il segreto della serenità è dentro di noi, nella nostra capacità di interpretare la vita anche con i suoi ostacoli, sempre in maniera positiva diciamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. In questi incontri, che sono sempre stati mensili e che adesso sono invece settimanali in questo periodo di Covid, ho invitato delle persone che a mio avviso erano capaci di andare oltre l'ovvio, capaci di rompere le barriere. E ringrazio tutti ed oggi abbiamo una persona eccelsa in questo ambito che è il dottor Attilio Cavezzi con la relazione e interazione mente, corpo e salute preparando il guerriero anti-Covid che ci parlerà appunto delle potenzialità che sono dentro di noi nel potenziare la salute, nel promuovere la salute o la non salute e soprattutto nel promuovere le difese immunitarie. Ecco perché in qualche modo abbiamo inserito nel titolo preparando il guerriero anti-Covid-19. Il dottor Attilio Cavezzi è un medico chirurgo vascolare di Pharma Internazionale dedito alla medicina della longevità e translazionale. Ha un curriculum enorme, enorme, lunghissimo, andate a vederlo su internet, è anche direttore sanitario del poliambulatorio Vena Linfa a San Benedetto del Tronto. A portare i saluti dell'amministrazione comunale, del nostro sindaco, c'è il nostro Gianni Balloni che però in questo momento ha problemi di audio, vero? Perché ti vedo che parli ma non... Aspetta, prova? No. Problemi di audio. Un attimo che cerco il nostro tecnico Antonio Prado, se ti dà una mano. Ecco, adesso ci sei? No. Antonio, sai cosa succede a Gianni? E purtroppo non posso la forma è tutto millato, quindi è un problema proprio locale del consigliere. Come dice Antonio? Dicevo che sulla piattaforma è tutto funzionante e quindi non possiamo noi dare perché è bloccabile, lo abbiamo già fatto. Ah, quindi sembra un problema un suo? Problema locale del consigliere. Non so se è un volume basso oppure che cos'altro, insomma, del microfono. Hai il volume basso, Gianni, vedi un po'. Allora Gianni, fai una cosa, chiamami al telefono
Io metto il viva voce e fai il saluto in questo modo. Rimani lì, fatti vedere di faccia. E io sono creativa, c'è sempre il piano B nella vita. Chiamami al telefono, dai. Bene, ecco il dottor Balloni che ci fa il suo saluto. Prego, Gianni. Mi spiace di questo piccolo inconveniente, perché è piacere per me portare saluti all'amministrazione, anche i miei personali, a tutti i collegati e in particolare all'amica assessore, dottoressa Antonella Paiolo, in questa sua lunga carrellata di conferenze sulla politica in comune. Vedo, assessore, che siamo giunti forse all'ultimo incontro di quest'annata. È un piacere che abbia a portare i saluti e, come sono impegnati nella sua attività, di portare a conoscenza di noi tutti insomma, le meccaniche complesse della psiche, quindi di quando siamo relazionati. Oggi mi pare particolarmente affascinante questo titolo, insomma, no? Gigante, interazione mente, corpo e salute, che grande il guerriero anticovid dentro di noi, bellissimo, insomma. E ho il piacere che sia il dottore Attilio Garetti, che è un medico di fama nazionale e internazionale, insomma, so che ha fatto numerosissime pubblicazioni, autori di libri e riconoscimenti in tutto il mondo. E quindi ecco, io oggi mi sarò con voi, con attentamente, insomma, a capire come unire, cos'è questo equilibrio tra i nostri elementi, rifacendo al menso anni che ho pensato agli antichi romani, ma ugualmente adeguandoli ai tempi al terzo millennio. Quindi ecco, buon proseguimento, insomma, e saluto anche il dottor Caretti, che ci sentirò. Ciao, Grazie, dottore, ciao Antonella. grazie, grazie Gianni. Era doveroso che tu, che noi sentissimo la tua Grazie voce mille. o almeno la immaginassimo. Non so se si è sentito bene. Comunque, siamo Sì. qua, andiamo avanti. Bene, guarda che creatività. È proprio vero che il piano B è sempre dentro la nostra testa. Bisogna essere flessibili. Benissimo, allora, dottor Cavezzi, a lei la parola. Siamo qui. Ci sono parecchie persone che si sono collegate, sia qui che su Facebook. Prego. Siamo qui ad ascoltarla. Benissimo, allora io ringrazio ovviamente dell'invito innanzitutto perché per me è sempre un onore dare così un piccolo contributo a quelle che sono le iniziative sia del comune sia in generale rivolte alla cittadinanza, ma in questo caso probabilmente forse ci guardano anche un po' oltre San Benedetto del Tronto. È un momento particolare questo, quindi io cercherò in questa mezz'ora, 40 minuti che mi è stato detto insomma di chiacchierare un pochino, di dare qualche piccolo input e fondamentalmente il mio sogno sarebbe quasi convincervi che è possibile avere un'interazione importante tra mente e corpo, mettiamola così. Questo è un po' il sogno di questa presentazione. Perché sappiamo che oggettivamente è così, appunto, cioè c'è un'interazione e questa interazione la si vede tutti i giorni. Allora, va bene, io ho l'onore di essere il presidente di questa piccola associazione no profit, come vedete, l'associazione Nutrage, che chi vorrà potrà andare un'occhiata sul nostro sito. Stiamo provando a fare un po' di ricerca, alla fine racconterò anche una piccola iniziativa che abbiamo fatto nell'ambito del Covid. Quindi, partiamo con un po' di umiltà. Perché? Perché queste frasi mi piacquero tantissimo. Sono frasi di un gran bel libro che mi ha condizionato molto negli anni. Perché queste frasi ci dicono come la scienza sia provvisoria e quindi non conosciamo assolutamente tutto. Ma ancora più importante è questa seconda frase di Lino, appunto, che dice che la scienza, proviamo oggi a parlare un po' di scienza, è una base costantemente in cambiamento della conoscenza. Quindi ciò che diciamo oggi potrebbe non essere più vero, purtroppo, tra 20, 50 o 100 anni, però dobbiamo partire dalla scienza se vogliamo credere in un cambiamento, innanzitutto che sia scientifico sicuramente, ma anche comportamentale, mentale, eccetera, eccetera. Quindi sempre in questo libro si dice che conosciamo il 4% della realtà che ci circonda, un po' poco, però su quello dobbiamo basarci. Allora, perché ci dobbiamo occupare dell'interazione mente-corpo? Perché dobbiamo cercare di migliorare la nostra salute, in quanto la mente può farci del bene e può farci del male. Più in generale, se andiamo a guardare a quello che è accaduto negli ultimi 50 anni, vediamo come, è vero, viviamo più a lungo, ma come abbiamo capito
chiaramente stiamo ammalandoci di più. Al di là della patologia infettiva, che è un qualcosa di diverso, la patologia cronica, insomma, sta andando a peggiorare, perché il prezzo che paghiamo per questo allungamento della vita media è il fatto che da 10 a 50 volte in più stanno aumentando le patologie degenerative. Parliamo di diabete, obesità, Alzheimer, Parkinson, cancro, aterosclerosi, eccetera. E inoltre i nostri anziani, e un giorno noi, saremo disabili, vale a dire al di sopra dei 70 anni, dipendiamo sempre di più da farmaci, tecnologia sanitaria, eccetera, eccetera. Nel 2009 il Lancet, che purtroppo ultimamente è stato un po' sotto attacco per vari motivi nell'ambito del Covid, comunque il Lancet, che rimane una delle due o tre grandi riviste mondiali, disse con chiarezza, questa grande rivista medica, che la salute era la capacità di adattarsi. Voglio partire da qui perché tutto quello che diremo successivamente tornerà molto più chiaro. La salute è la capacità di adattarsi al proprio ambiente. Dunque, è definita e diversa per ogni singolo essere umano secondo i propri bisogni. Allora, noi medici cosa possiamo fare? Possiamo aiutare i pazienti che però devono appunto imparare o comunque crescere nella loro capacità di adattamento. La notizia bella nell'ambito dell'invecchiamento e più in generale delle patologie croniche degenerative è che ben il 75% di questo invecchiamento o comunque delle patologie croniche di cui abbiamo parlato prima, aterosclerosi, obesità, diabete, probabilmente anche cancro, neurodegenerazione, malattie autoimmunitarie, tutte queste patologie per il 75% dipendono dal nostro stile di vita e dalla nostra nutrizione, perché i nostri genitori sono stati bravi o meno bravi a passarci dei cromosomi, secondo quello che ci hanno passato ovviamente, ma poi in realtà siamo noi con quello che oggi viene chiamato epigenetica a cambiare il nostro invecchiamento. Ecco che l'ammalarci e l'invecchiare va a dipendere non solo dalla genetica, ma dipende da quanto ci infiammiamo in maniera cronica, da quanti radicali liberi accumuliamo e non sappiamo smaltire, da come sappiamo gestire o meno i mitocondri, le fabbriche di energia che sono nelle nostre cellule, dal discorso dello stress cronico, quindi se vogliamo dalla sregolazione maggiore o minore del famoso sistema PNEI, psico-neuro-endocrino immunitario. E poi anche da tutta una serie di danni che possiamo ricevere, per esempio, dai carboidrati e da altre forme errate di nutrizione. Cosa possiamo fare per vivere più a lungo in salute? Possiamo fare tantissime cose. Io oggi non parlerò ovviamente di farmaci e non parlerò di tante altre cose che si possono fare, ci concentreremo in particolare su alcuni aspetti legati molto al mondo PNEI, però vedete, mangiare meglio, mangiare meno, praticare del digiuno, attività fisica, i nutraceutici, gestire appunto l'apnei per arrivare a migliorare la resilienza. Cos'è la resilienza se non appunto la tolleranza? La tolleranza a ciò che fondamentalmente, diciamo così, è lo stress di tutti i giorni. Quindi migliorare la resilienza. Cominciamo a sentir parlare di questo termine che è la resilienza. Un po' di mesi fa, insieme ad altri colleghi, abbiamo scritto questo piccolo articolo in cui cercavamo di dare un nostro piccolo contributo sotto forma di medicina integrata a quello che poteva essere l'invecchiamento e la longevità. Ecco, dopo questo articolo, fortunatamente, a forza di bussare alle porte che contano, diciamo così, siamo arrivati a pubblicare un articolo nell'ambito di quella che è la scienza biomedica internazionale che, devo dire, insomma, è piaciuto abbastanza e soprattutto ci ha permesso di spiegare come, se vogliamo vivere più a lungo in salute, quindi il mondo dell'aging, dobbiamo occuparci inevitabilmente non solo di farmaci, non solo di tecnologia sanitaria, ma anche di tanti altri aspetti che includano ovviamente l'apnei, paradigma fondamentale per interpretare tante cose che accadono dentro e fuori di noi, e se vogliamo anche l'ormesi, che riprenderemo tra poco. I grandi scienziati dell'invecchiamento, e qui ne abbiamo uno di fama mondiale, Lopez Otin, ecco, dicono che la tolleranza cellulare, quindi quanto le nostre cellule sanno tollerare lo stress di tipo psichico, di tipo biologico, quindi la resilienza, è di importanza centrale nel processo dell'invecchiamento. Se ce lo dicono questi grandi scienziati, potremmo cominciare a crederci. Allora, resilienza.
La resilienza, se andiamo a guardare Wikipedia, ha tutta una serie di definizioni. Vedete, è comunque fondamentalmente la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento. In ingegneria sappiamo anche che è la capacità di un materiale di assorbire un'energia che la deforma in maniera elastica in questo caso. In psicologia, se volessimo andare per esempio nell'ambito dove l'autoressa Baiocchi ovviamente sa già tantissimo, comunque in sostanza è la capacità di far fronte a quelli che sono gli eventi traumatici, riorganizzarci, ricostruire le nostre opportunità e vivere tutto quello che accade come una sfida, perché altrimenti se ci lasciamo invece abbattere dallo stress, ovviamente andiamo male. Tutto questo in fondo è il mondo dell'apnea, psiconeuroendocrinoimmunologia. Allora io quando mostro queste piccole immagini, cosa dico? Dico che probabilmente Michelangelo aveva già capito tutto. Aveva capito che il dito di Dio che esce a creare l'uomo non fa altro che mettere in comunicazione probabilmente la mente con la biologia, la psiche con l'organicità, perché nella Cappella Sistina l'indice divino che crea Adamo, guarda caso, esce proprio dai lobi frontali. E quello che è il mantello di Dio sembrerebbe essere il cervello. Allora l'apnei, che significa psico, neuro, endocrino, immunologia, nasce molti, molti anni fa. In realtà solamente negli ultimi 80-100 anni sono venute fuori dei lavori che hanno cominciato a dare sempre più dignità a questo paradigma, a questo mondo che assolutamente va conosciuto. Perché fondamentalmente studiamo con questa disciplina, con questo modo di intendere la scienza, tutte quelle relazioni bidirezionali dalla mente verso i sistemi biologici e dai sistemi biologici verso la mente. Quindi il sistema apnei alla fine è una rete integrata che regola e cerca di mantenere un equilibrio a livello chimico, fisico, biologico e psicologico del nostro organismo. Il tutto davanti a cosa? Davanti a uno stress, davanti a un qualunque stimolo organico, sociale, di varia natura, insomma, che ci viene tutti i giorni nel nostro vivere quotidiano. Quindi andiamo a collegare la P che è la psiche, la N che è il sistema nervoso, la E che è, sta per sistema endocrino, quindi gli ormoni, e infine, direi dulcis in fundo, il sistema immunitario. Abbiamo sentito parlare per mesi dell'importanza dell'immunità nell'ambito del Covid e quindi iniziamo da subito a dire che ovviamente l'apnea giocherà un ruolo importante nel gestire un eventuale incontro con questo virus. E quindi l'apnea ci fa capire come la maggiore o minore capacità di adattarci a un qualunque trauma non potrà che, in termini di resilienza, darci un migliore o peggiore invecchiamento o una maggiore o minore incidenza di malattie croniche. Quindi acquisire una buona resilienza vuol dire adattarci ad un cambiamento ed è un po' una parte centrale nell'ambito della psiconeuroendocrinoimmunologia. Allora, noi abbiamo sempre sentito parlare di asse dello stress e lo stress viene sempre visto come un qualcosa di negativo. In realtà dobbiamo guardare come negativo ciò che è lo stress cronico. Cosa un po' diversa, lo vedremo più avanti, è lo stress acuto. Diciamo che chi sa gestire lo stress campa 100 anni, perché chi gestisce lo stress vuol dire che sa far crescere dentro di sé la resilienza che ci permette di accettare questo stimolo stressante, superando l'ostacolo, arrivando a risolvere il problema e quindi superando il problema X che ci è venuto posto dalla vita. Questo è stato ed è, se vogliamo, il famoso asse dello stress, da sempre considerato ipotalamo, ipofisi e corticale del surrene, quindi un legame totalmente biunivoco tra appunto cervello, ormoni e se vogliamo poi tutto il mondo della ghiandola del surrene. In realtà, in questa bellissima fotografia, in questa bellissima immagine di Bottaccioli e collaboratori, come vedete l'asse dello stress non è solo ipotalamo, ipofisi, surrene, ma è anche qualcos'altro. Quindi stressarci per un breve tempo potrebbe anche andar bene, mettiamola così, stressarci a lungo, quindi trasformare lo stress in qualcosa che si ripete, che è cronico, ci fa una serie di danni che vedremo importanti. Però esiste un trattamento, come vedete qui. Ecco, allora proviamo a vedere sia l'uno che l'altro. Stress cronico, quindi è sicuramente ipotalamo, ipofisi, corteccia surrenale, tutto quello che sappiamo, ma è anche, come vedete qui,
un'attivazione eccessiva del sistema ortosimpatico. Noi sappiamo che abbiamo due sistemi, o meglio, tre sistemi fondamentali all'interno del sistema nervoso autonomo: il sistema ortosimpatico, il sistema parasimpatico, detto anche del nervo vago, e il sistema enterico, il famoso secondo cervello, che è, diciamo, l'intestino, rappresentato dall'intestino, dal plesso intestinale. Ecco, tutto questo entra in gioco. Quando ci attacca un leone, entra in gioco tutto questo. Quando siamo arrabbiati con qualcuno, entra in gioco tutto questo. Quando dobbiamo rilassarci dopo che siamo riusciti a sfuggire all'attacco del leone, di nuovo entra in gioco tutto questo. Ed è un equilibrio delicato, perché per fortuna il leone non ci attacca, diciamo, solitamente non ci attacca, ma ci attaccano un'infinità di stimoli stressogeni tutti i giorni. E questi stimoli, purtroppo, come vedete, comportano una serie di alterazioni importanti dentro il cervello. E la famosa amigdala, questa piccola mandorla che sta dentro il nostro cervello, che vive per crearci ansia e depressione, viene ipertrofizzata. Diventiamo un po' troppo ansiosi e depressi quando siamo preda dello stress cronico. Ma veniamo a quello che fa lo stress cronico nell'ambito dell'immunità, perché di questo oggi parliamo in particolare. Ci riduce l'immunità, punto. Questo è più che dimostrato, lo vedremo. E non basta, perché ci fa cambiare la nostra immunità, ci fa attaccare noi stessi, la famosa autoimmunità. Poi su questo si potrebbe discutere, ma magari se ci saranno delle domande ne parleremo. Dulcis in fundo, o meglio amarus in fundo, ci sarebbe poi il danno che fa lo stress nell'ambito degli ormoni, dei metabolismi, perché c'è poco da fare. Ci sono pazienti che vi dicono che mangiano benissimo, vi dicono che si muovono anche, ma non dimagriscono o addirittura ingrassano. Bisognerebbe spiegare a questi pazienti che probabilmente, al di là della nutrizione, al di là dell'attività fisica, dovrebbero imparare a gestire lo stress, il quale da solo può già generare quella che è la sindrome metabolica, la diabete, l'obesità, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ci sono più che validi motivi per migliorare la gestione dello stress. Tra gli articoli che abbiamo scritto negli ultimi anni c'è stato questo, che ha fatto proprio una specie di review di quello che era il mondo dell'apnea e della sua importanza nell'ambito della longevità. E facevamo vedere in questo articolo come uno stressor di qualunque genere andasse ad interagire con tutta una serie di sistemi psicobiologici, creandoci dei problemi qualora lo stress appunto fosse cronico. Adesso però ci addentriamo dentro la letteratura, perché in generale mi piace, se possibile, dare dei dati, o meglio, qualunque cosa io venga a dire oggi deve essere sempre basato su quello che la scienza ci ha dimostrato. Ci proviamo. Allora, guardiamo alcuni studi, dei quali resteremo anche un po' stupiti, secondo me. Prendiamo questo, la depressione, che è molto diffusa ed è una malattia infiammatoria fondamentalmente, però come vedete va a far precipitare tutta una serie di fattori importantissimi sull'invecchiamento. Quindi l'invecchiamento va a peggiorare laddove intervenga una depressione. Prendiamo quest'altro articolo. In questo articolo cosa hanno dimostrato questi scienziati della Yale University, di Miami, eccetera? Hanno dimostrato che gli anziani che percepiscono l'invecchiamento in maniera positiva vivono 7 anni e mezzo più a lungo di quelli che invece lo vivono negativamente. La psiche che fa vivere più a lungo gli anziani. Un altro studio. Perché è importante questo studio? Perché qui hanno studiato circa 4.000 gemelli, quindi assolutamente identici dal punto di vista genetico. E guai a dire è stata la genetica. No, qui la genetica non c'entra, perché sono identici. Cosa è successo? Che i gemelli di 70 anni o più, seguiti per un periodo di 9 anni, hanno mostrato un livello personale, diciamo, di sensazione di benessere ed una maggiore longevità quando la salute mentale è stata migliore. Ecco, e parliamo di gemelli. Questo è uno studio che vi riporto invece perché? Perché è il più famoso studio al mondo sulla, diciamo, longevità in termini prospettici, perché è l'unico studio che è andato avanti per 75 anni. Hanno preso 268 studenti di Harvard e li hanno studiati per vedere cosa accadeva loro partendo dall'età, chiamiamola, infantile, o comunque insomma quella del college, studiando quello che era accaduto nella loro infanzia e andando avanti. Allora, quali sono i risultati di questo studio?
come sono andati questi 268 studenti di Harvard che sono diventati manager di fama mondiale, magari, eccetera, eccetera. Quelli che sono andati peggio sono quelli che hanno, per esempio, subito l'alcolismo, oppure che hanno fumato. Poi però sono venuti fuori gli altri fattori. Il fattore rapporto con la madre, rapporto con il padre, rapporto con il prossimo. Allora, sulla soddisfazione di vita e su quella che il soggetto considerava la propria salute, il fattore che ha agito di più è stato il calore dei rapporti umani avuti durante questi 70 anni in cui sono stati seguiti. Quindi il messaggio che addirittura viene lanciato da questo studio, loro lo chiamano il take home message, coltiviamo le buone relazioni sociali se vogliamo vivere più a lungo in salute. Chiaramente è difficile pensare che le relazioni sociali siano in grado di farci vivere più a lungo in salute, però ce l'ha dimostrato l'Università di Harvard, il che non è poco perché sappiamo quanto sia importante questa università. Entrando nelle cose più semplici, ecco, diciamo questi stati come la rabbia, il rancore, il rimuginare dei pensieri negativi, che ovviamente hanno tutta una serie di motivazioni, purtroppo si ripercuotono sulla salute. Addirittura guardate che nel cronico le malattie cardiovascolari hanno un 31% in più di incidenza, ci creano questa rabbia, rancore, rimuginare, ulcera duodenale, ipertensione, disturbi dell'umore. Quindi se l'essere umano diventa troppo incline al pensiero negativo e l'amigdala, questa mandorla che sta dentro di noi, diventa ipertrofica, la risonanza ce la fa vedere come cresce questa amigdala nella sua funzione, andiamo male, ci ammaliamo di più. Ed ecco che dovremmo cercare invece di perdonare. Il potere del perdono, hanno scritto decine e decine di libri su questo, diciamo il perdono sembrerebbe sempre di più favorire la salute. L'aterosclerosi. Bene, l'aterosclerosi, l'infarto, la cardiopatia, l'apparato cardiovascolare è da sempre considerato un problema, diciamo così, aterosclerotico sotto il punto di vista della dislipidemia. Questo è vero fino a un certo punto. Sono famosi gli infarti a coronarie normali, sono famosi gli infarti con il colesterolo a 140 e allora ci deve essere qualcos'altro. Questo qualcos'altro, in questo bellissimo articolo di Fioranelli, Bottaccioli ed altri collaboratori, ovviamente viene rimarcato come il disequilibrio del sistema simpatico, parasimpatico di cui abbiamo parlato prima, quindi parliamo di stress. L'arteria non si chiude solo perché c'è una placca, ma può andare incontro ad uno spasmo, può avere un tono alterato, può avere una maggiore infiammazione, può avere una temporanea invasione di sostanze che la spasmizzano, eccetera, eccetera. Ma tutto questo è tutto strettamente controllato. Non so se si vede la mia freccia che sto indicando, è tutto strettamente controllato dal cervello, dall'ipotalamo. Quindi inevitabilmente la malattia cardiovascolare ha una importantissima componente, diciamo, PNEI. Allora andiamo a vedere altri studi. E qui abbiamo degli studi incredibili e tutte le donne dovrebbero guardare a questo studio con attenzione. Le donne ottimiste hanno meno cardiopatia ischemica delle pessimiste e ne muoiono meno, 40% contro 60%. Le donne ciniche, le donne ostili che si arrabbiano, si ammalano più facilmente di cardiopatia ischemica. La mortalità globale è minore nelle donne ottimiste rispetto a quelle pessimiste e c'è, come vedete, un hazard ratio, che sarebbe poi l'indice che ci dice quanto sia vero quello che stiamo dicendo, chiaramente a favore delle donne ottimiste. Quelle ciniche, pessimiste, si ammalano molto di più e muoiono di più di cardiopatia ischemica. Attenzione a questa diapositiva, perché è incredibilmente importante dal punto di vista del credere in quello che vi sto dicendo. Qui potete vedere come fondamentalmente l'incidenza e la mortalità, diciamo così, di cancro, in particolare polmone, stomaco, intestino, è più alta in soggetti che hanno poca resilienza, che tollerano poco lo stress, in soggetti esposti allo stress cronico, in soggetti depressi, in soggetti che hanno uno scarso supporto sociale. Facciamo fatica a credere che si muore di più di cancro se siamo poco resilienti, se siamo sotto stress. Possiamo far fatica a crederlo, ma la scienza, e qui stiamo parlando di una marea di studi che sono stati inclusi in questa systematic review, ce lo dimostra.
purtroppo la mortalità del cancro è maggiore quando abbiamo una minore resilienza, quando il nostro sistema apnei non riesce ad essere equilibrato. Se ci interessa combattere il cancro, dobbiamo avere più resilienza, dobbiamo tollerare lo stress meglio. Allora, come possiamo tollerare lo stress meglio, quello cronico? Come possiamo, diciamo così, migliorare il nostro sistema apnei? E qui entriamo in una serie enorme di potenzialità che abbiamo tutti i giorni. Vedete, respirazione, meditazione, preghiera, la stimolazione del nervo vago che appunto ci rilassa, ci porta a tutta una serie di benefici in termini antinfiammatori, la psicoterapia, vabbè, qui la dottoressa Baiocchi non potrebbe che dire assolutamente vero, gestione del sonno, movimento, training autogeno, una nutrizione di un certo tipo, i nutraceutici, il ritmo sonno-veglia, ci sono tantissime cose che ci portano a gestire meglio il nostro sistema apnei e quindi, se vogliamo, la nostra salute. Molto rapidamente, diciamo due cose, per esempio, sulla respirazione. Allora, la respirazione allenata, quindi il training respiratorio, eccetera, ci può fare, diciamo così, partire una migliore attivazione del nervo vago. Quindi, alla fine, tutto il corpo beneficia di una valida respirazione diaframmatica, lenta. Vedete come riusciamo a migliorare i processi decisionali, le funzioni cognitive, tutto quello che troviamo qui scritto è un po' quello che ci dice la scienza. E alla fine, di nuovo, andiamo ad agire sul sistema nervoso autonomo, orto e parasimpatico. Quindi, se vogliamo, sul nervo vago, ma anche sull'ortosimpatico, in senso migliorativo sulle funzioni cardiovascolari, neurologiche, intestinali, ormonali, eccetera. Ecco i famosi 5-6 cicli respiratori al minuto. Cosa fanno? Se sappiamo respirare bene, lentamente, andiamo a migliorare sicuramente la risposta del nervo vago. Ma facciamo tante altre cose, adesso non voglio annoiarvi, ma vi segnalo semplicemente questa cosa. Riduciamo la nostra infiammazione. La buona respirazione ci porta a ridurre l'infiammazione del corpo. Studi controllati con una serie di, diciamo, di studi, di esami del sangue, ovviamente. Adesso parliamo di sonno. Il sonno è salute, ma il sonno è anche malattia. Per assurdo, se ci fossero persone che per 9 mesi non dormissero, morirebbero. E questo la dice lunga. L'invecchiamento purtroppo porta a una riduzione del sonno REM e soprattutto al famoso sonno benefico migliore in assoluto che è quello della fase 4. Perché in fase 4 abbiamo una profonda attività antinfiammatoria, regolatrice degli ormoni, ed è la fase che via via andiamo a perdere avanzando con gli anni. Tant'è vero che andrebbe stimolato questo sonno in fase 4, in qualche modo, poi vedremo anche come, ma tra le cose che ci possono aiutare è un pochino di attività fisica e intellettiva per aumentare questo sonno in fase 4. Mi scuso per la diapositiva in inglese, ma fondamentalmente la privazione del sonno, un sonno ridotto e alterato, non fa che portarci una serie di alterazioni in ambito cognitivo, immunitario, e ci siamo oggi con il Covid, appetito, metabolismo, pelle, e poi addirittura cuore, e il rischio di cancro aumenta quando si dorme poco e male. Chi è che regola questo mondo, diciamo così, del sonno? Fondamentalmente l'ormone principale, il direttore d'orchestra nell'ambito del ritmo sonno-veglia è la melatonina. Melatonina che viene prodotta al buio e che viene prodotta, come vediamo in questo grafico, purtroppo tanto quando siamo giovani, molto molto meno quando siamo anziani. Inoltre, più si dorme e più viene prodotta, perché viene prodotta appunto al buio in particolare, ad occhi chiusi. E vedete che purtroppo dormiamo sempre meno col passare degli anni. È un po' un ciclo vizioso che ci porta a produrre sempre meno melatonina. Ma la melatonina, come si vede da questi studi, per esempio, oltre ad agire sul versante dei ritmi circadiani, agisce nei disturbi dell'umore e quindi agisce comunque in maniera diretta sul mondo del sistema apnei. Allora cosa possiamo fare per dormire meglio? Oltre che assumere melatonina quando è indicato, e diciamo che si possono fare tante cose, queste sembrano delle banalità e probabilmente lo sono, però ricordiamoci che la caffeina non è una compagna ideale quando si deve andare a dormire. Le fonti di luce andrebbero spente
tutte e possibilmente non ci dovremmo esporre a questi LED, a questi schermi vari prima di andare a dormire, in particolare la luce blu. Diciamo che il dormire al buio sarebbe l'ideale, eliminando qualunque fonte di luce nella stanza in cui si dorme. E poi al risveglio una bella lavata di faccia con il sole non sarebbe male. Un'altra cosa che possiamo fare per aiutare il nostro sistema apnea a livello di salute mentale, eccetera, sono i polifenoli. I polifenoli sono un qualcosa che abbiamo citato prima. Vedete un piccolo studio che abbiamo fatto tanto tempo fa, dove questo polifenolo che è il Maki ci dava una mano, ma poi c'è la curcuma, la curcumina. La curcumina è un altro grande polifenolo che ha una serie di studi, ne vediamo adesso alcuni, ecco, in cui si vede proprio come la curcumina sia in grado di lavorare sia sul versante psiche, sia sul versante N, quindi neurologico, sul versante cognitivo, sul versante immunitario. Sono polifenoli ad azione ampia che ci danno una mano ad una, nella regolazione del sistema apneico. La meditazione. La meditazione, qui probabilmente ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando che ne sa molto più di me, però è un qualcosa che è troppo sottovalutato perché in realtà ci porta non tanto e non solo ad una calma interiore, ma proprio, diciamo, ci riduce quello che è lo stress. E torniamo al discorso dello stress cronico, quindi ci riduce l'ansia, la depressione e, diciamo, porta comunque, lo vedremo tra poco, a determinati effetti cardiovascolari, psicologici, neurologici importanti. Allora, se noi andiamo a vedere cosa fa la meditazione, fa in fondo quella che è un'attività epigenetica. E ritorniamo all'epigenetica, cioè ci riduce, quando ci mettiamo a fare meditazione, l'infiammazione del corpo. Ma la cosa più straordinaria fu quando io, tanti anni fa, parliamo ormai di 6 anni fa, trovai un articolo in cui vedevo che la meditazione rallentava l'accorciamento dei telomeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi più avanziamo negli anni e più i nostri telomeri, che sono le porzioni più lontane dei cromosomi, si accorciano. E all'interno dei telomeri ci sono tutta una serie di geni che devono contribuire al nostro metabolismo, alla nostra sopravvivenza. Più accorciamo i telomeri e più sembrerebbe peggiorare l'invecchiamento. Ma chi l'avrebbe mai detto che la meditazione è in grado di rallentare l'accorciamento dei cromosomi? È un qualcosa che mettere in connessione il cervello con i cromosomi, io credo che sia stato straordinario. Guardate qui questo studio, stiamo parlando dell'Accademia delle Scienze di New York, quindi non sono studi fatti da, diciamo così, piccoli scienziati di San Benedetto del Tronto come potremmo essere noi, ma in sostanza noi andiamo a lavorare sui cromosomi semplicemente meditando, facendo per esempio mindfulness. Adesso voglio parlare di preghiere, devo stare attento perché sono stato accusato di essere un po' troppo, diciamo così, sacerdotale nelle mie presentazioni. Perché devo stare attento? Perché effettivamente se la spiritualità è un qualcosa che la scienza, qui stiamo parlando di risonanze magnetiche funzionali, cosa ci dice la scienza? Ci dice che quando recitiamo l'Ave Maria in latino o il mantra tibetano dell'Om, riduciamo la frequenza respiratoria e aumentiamo la sensibilità al baroriflesso, eccetera, eccetera, eccetera. Qui potete leggere tutto. La recita del rosario attraverso il granello del rosario ci porta a migliorare la respirazione. E quando si fanno le risonanze cerebrali funzionali, si spegne l'amigdala, sempre lei, non solo lei, si spengono quei centri cerebrali dediti all'esasperazione dello stress. Quindi qualunque forma di preghiera, non stiamo parlando solo della preghiera ovviamente cattolica, qualunque forma di preghiera è in grado di farci molto del bene dal punto di vista dell'organicità. Ed ecco adesso uno studio, perché ancora una volta mi piace portare dati, altrimenti faremo solo chiacchiere, come si suol dire. È vero o no che la spiritualità fa del bene al corpo? Quindi è vero o no che la mente, la psiche possa far del bene al corpo? Questo è uno studio terrificante nella sua chiarezza, ancora una volta tra l'altro fatto, diciamo così, ad Harvard, a Boston, parliamo di centri di altissimo livello scientifico.
hanno preso 74.534 infermiere e le hanno seguite dal 1992 al 2012 e hanno cercato di capire come andava la mortalità in queste infermiere. Ovviamente ci sono stati tanti fattori che hanno influenzato la mortalità. Quando sono andato a guardare un fattore specifico, la spiritualità, inevitabilmente questi sono i dati. Lo vedete qui, il rischio di mortalità è stato del 33% inferiore nel gruppo A, eccolo qua, rispetto al gruppo D. Cos'è il gruppo A? Sono le infermiere che sono andate almeno due volte in chiesa alla settimana. Adesso ci sarà qualcuno che ci sta ascoltando che dirà ci risiamo, qui vogliamo dare sempre grande importanza alla religione, però questo è uno studio fatto ad Arla, dove le infermiere che andavano più in chiesa perché stavano bene con se stesse, perché si rilassavano, perché probabilmente riuscivano attraverso la spiritualità a ritrovare una certa capacità di tolleranza allo stress, una certa resilienza, hanno avuto un rischio di mortalità del 33% inferiore rispetto a quelle che non sono mai andate in chiesa. Uno poi è libero giustamente di fare quello che vuole, di gestire la propria spiritualità come vuole. Poi però mi sono imbattuta in questa che è una systematic review, quindi alto livello di scientificità, dove Stanford University, e ci siamo di nuovo, insomma università di un certo calibro, dove hanno preso decine, decine, decine di studi sulla spiritualità e la salute e hanno visto cose positive e cose meno positive. Per esempio, tra le positive, la frequentazione delle messe, l'abbiamo già detto, protegge contro la morte un 25% di rischio in meno. Questo vale di più per le donne. Siete fortunate, Antonella. Viceversa, la spiritualità che protegge, quindi qualunque spiritualità volessimo vivere, che protegge contro le malattie cardiovascolari, funziona meno contro l'incidenza del cancro. Ecco, questa è un'altra systematic review che mi è piaciuta molto per la sua scientificità. La felicità, un altro aspetto molto importante da coltivare nell'ambito della P, della famosa parte psicologica del sistema apnei. Allora, vedete qui 200 studi sono stati revisionati e chi ha una maggiore felicità ha un rischio inferiore di cardiopatia, ha tutta una serie di benefici. Quindi, che cosa vuol dire che la felicità, come Benigni diceva, cerchiamola questa felicità, no? Anche se ce l'hanno nascosta, cercate bene, la dobbiamo trovare. Cosa vuol dire cercare la felicità? Cosa fa la felicità? Attiva i geni sotto forma di epigenetica che sono antinfiammatori, che migliorano la risposta immunitaria. La gratitudine, 200 soggetti cardiopatici che hanno saputo esprimere gratitudine, hanno avuto, d'accordo, un umore migliore, un sonno migliore, una fatica minore, ma hanno avuto indici infiammatori nel sangue più bassi. E quando una PCR, quando una VES, quando un NFKB si abbassano, vuol dire che l'infiammazione delle cellule migliora. Quindi la gratitudine migliora le cellule. Ecco, sono studi a cui possiamo credere o non credere. Ecco, un altro uscito recentemente che quando l'ho fatto girare in mezzo ai miei amici mi hanno detto hai scoperto l'acqua calda. Sì, non l'ho scoperta io l'acqua calda, l'hanno scoperta ancora una volta a New York, alla Rockefeller University, dove hanno detto che studiando, in questo caso, uomini e donne, due tipi di coorti diverse, hanno visto che tra l'11 e il 15% è la percentuale di allungamento della vita quando si ha l'ottimismo rispetto a coloro che invece confessano il loro pessimismo verso la vita, verso quello che accade intorno a loro. Adesso voglio accennare, lo potremmo definire in San Benedettese pasturare, voglio accennare ad un argomento che in realtà riprenderemo poi il 7 agosto alla Palazzina Azzurra, perché come vi accennerà dottoressa Baiocchi è previsto qualcos'altro in questo ambito, insomma poi nel periodo estivo vero e proprio. Il discorso dei famosi 1000 giorni di vita che cambiano la nostra salute. Lo riprenderemo, in questo Bottaccioli padre e figlio sono maestri ovviamente, tutta una serie di fattori durante la gravidanza e nei primi 2-3 anni di vita andranno a cambiare radicalmente la nostra salute. Lo stress della madre, una madre che non sa gestire bene un proprio figlio,
un padre che non collabora. Ci sono mille fattori che nella primissima infanzia o anche in gravidanza creano una iperattivazione dell'asse dello stress e ci risiamo. Quindi cosa succede? Che il comportamento dei genitori lascia un imprinting dentro la biologia del figlio. È un imprinting che è cognitivo, emozionale, ma che ci fa comportare per tutta la vita secondo quell'imprinting. E allora cosa succede? Che si creano i famosi pattern di attaccamento di Bowlby, ma di questo ne parleremo per chi vorrà quest'estate, e l'attaccamento vuol dire che se tu hai avuto un attaccamento adeguato durante la tua infanzia, hai un certo tipo di percorso biologico. Ma quando c'è stato un attaccamento insicuro, saltano fuori la psoriasi, il torcicollo, le malattie infiammatorie croniche come il diabete, la retticolite ulcerosa, il morbo di Crohn. E possiamo crederci o non crederci, ma è fortissima la relazione tra molte patologie croniche degenerative ed una alterata relazione tra figlio e genitori nei primi 2-3 anni. Perché? Perché viviamo lo stress da adulti in maniera diversa. E qui ci sono molti studi che ce lo dimostrano, ma ripeto, ci torneremo. Quindi questa integrazione tra vita psichica ed esperienze corporee nei primi anni di vita è importantissima, perché ci comporterà un cambiamento in senso positivo o negativo, ci comporterà insomma un'evoluzione ben diversa. Ma ci sono gli studi. Una fanciullezza positiva dal punto di vista psicosociale garantisce una migliore funzione cardiovascolare. Vogliamo avere un cuore e una circolazione che va bene? Chiediamo ai nostri genitori quando nasciamo: trattami bene mamma, trattami bene papà. Non possiamo farlo, giustamente, perché quando abbiamo 3 mesi non lo possiamo dire. Ma lo possiamo dire noi ai genitori del domani, questo. Ed è un discorso che cercheremo di affrontare quest'estate. Attenzione a questo studio, che è terribile nella sua certezza che ci trasmette. Gli uomini hanno un rischio di morte del 57% superiore se durante l'infanzia hanno sperimentato 2 o più avversità rispetto a coloro che non ne hanno sperimentato. Avversità che possono essere di tutto, ovviamente, separazione, lutti, cioè i genitori possono subire di tutto e i bambini di conseguenza, tossicodipendenza, alcolismo, insomma, su questo poi insomma se ne potrebbe parlare tantissimo, la dottoressa Baiocchi se vuole ci dirà qualcosa. Per le donne va ancora peggio, perché un'avversità aumenta del 66% il rischio di morte, con 2 rispetto a coloro che non hanno avuto avversità, il rischio di morte aumenta dell'80%. E questo vale anche, come leggete qui, per il cancro. Sono studi, sono dati, sono numeri. Dobbiamo migliorare i primi 1000 giorni di vita dei bambini, perché poi i bambini di oggi saranno purtroppo gli adulti del domani, pieni di malattie o sani, se lo vorremo, da genitori. Quindi di cosa si tratta? Si tratta di quella che si definisce nella scienza risposta trascrizionale conservata all'avversità. Ho vissuto male da bambino? Ho avuto dei problemi nella pancia della mamma? La mamma mi ha trattato male, il papà non c'era mai, oppure mi trattava male, mi malmenava, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non può che portarci dentro di noi un imprinting che ci riduce, per esempio, l'immunità, ci aumenta l'infiammazione, eccetera, 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 eccetera. Soprattutto quando esposti allo stress. Tutte cose dimostrate. E ritorniamo alla resilienza. Guardate questi studi. Se noi sappiamo tollerarlo lo stress, e avete capito come sia complicato tollerare lo stress, però anche come sia possibile, 135 articoli ci dicono che chi ha una migliore resilienza vive più a lungo in salute. Probabilmente il parametro della resilienza è molto importante, quindi per vivere più a lungo in salute. Velocemente, come la misuriamo questa resilienza? Il modo più adeguato per farlo è HRV, Heart Rate Variability, cioè attraverso la variabilità della frequenza cardiaca, e devo dire che in questo ci siamo specializzati molto, e su YouTube trovate anche dei nostri video, possiamo arrivare a capire qual è il nostro stato di resilienza. Lo vedete attraverso uno strumento qui, quindi studiare tutta una serie di parametri, ma comunque chi vuole poi può andare su YouTube, il nostro canale trova tante cose. E questo è un piccolo studio dove, per esempio, la variabilità della frequenza cardiaca, che ripeto, misura la resilienza, per esempio varia
con la respirazione. Guardate come miglioriamo con la respirazione profonda diaframmatica sia il sistema, diciamo, dell'HRV in generale, sia per esempio il famoso nervo vago. Respirando miglioreremo probabilmente nel corso dei mesi e degli anni la nostra resilienza. Adesso, dopo avermi annoiato, vado ad annoiarvi ancora un po' per gli ultimi 5 minuti, probabilmente, o poco più, con quelli che sono i concetti che la dottoressa Bacchio mi ha chiesto di esprimere su questo articolo che abbiamo pubblicato poche settimane fa. È un articolo che sta, diciamo, generando molto interesse in giro per il mondo, perché stiamo ricevendo moltissimi contatti da varie nazioni. E abbiamo voluto dire semplicemente questo: il Covid sicuramente è dovuto, e lo sappiamo benissimo, a un processo alterato dell'immunità, e questo nessuno ce lo potrà mai smentire, un'infiammazione, ma è probabilmente dovuto anche a qualcos'altro, a livello di sangue, a livello di ferro, carenza di ossigeno, eccetera. Allora facciamo due riflessioni adesso sul Covid, se vogliamo provare ad essere utili, in caso mai volessimo far crescere dentro di noi questo guerriero. Noi non possiamo fermare il vento con le mani, però ci possiamo mettere un vestito adatto. Cioè, il virus dell'influenza, che è meno ovviamente patogeno e meno contagioso di quello del Covid, più o meno colpisce 7 milioni di persone. Ma questo perché? Perché 9 milioni si vaccinano, quindi ne avrebbe colpiti 10-12. Il SARS-CoV-2, quindi il coronavirus, è ancora più contagioso, quindi potenzialmente potrebbe colpire 10-15 milioni di persone. Ecco perché è molto importante proteggere il nostro sistema sanitario nazionale, perché abbiamo già dato, non ci possiamo permettere per il futuro di farci invadere da questo vento. Dobbiamo metterci un vestito. Come prepariamo quindi il guerriero anti-Covid, se volessimo usare questa parola un po' troppo presuntuosa? Allora, sappiamo tutto sul distanziamento sociale, eccetera, eccetera. Possiamo nutrirci meglio, possiamo utilizzare nutraceutici, possiamo migliorare lo stile di vita e gestire meglio lo stress. E torniamo alla resilienza, e ci sono le motivazioni per farlo, perché le abbiamo viste dagli studi. Velocemente, perché dobbiamo mangiare meglio? Intanto perché ci sono studi certi. La stragrande maggioranza di coloro che purtroppo muoiono di Covid sono diabetici e o obesi. Punto. Se questo è vero, guardate qui i dati. Ci sono 5 milioni di diabetici in Italia, di cui la maggior parte è il tipo 2. Cioè sono diabetici che hanno vissuto male, mangiato male e si sono mossi poco. Allora, se questo è il diabete, nella stragrande maggioranza dei casi, perché il tipo 1 ovviamente è molto meno frequente, sarà il caso di migliorare questo diabete e questo BMI, l'indice di massa corporea, che ci porta appunto al sovrappeso o all'obesità. Purtroppo, quando comincia a crescere il BMI, guardate come cresce l'indice di mortalità. Più si aumenta la massa in termini di BMI, quindi di sovrappeso prima, e di, perché il sovrappeso è qui, tra 25 e 30, ma sopra 30 si entra nell'obesità. Quando un BMI supera 40, e purtroppo molti dei miei pazienti hanno un BMI sopra 40, hanno un rischio di mortalità molto più alto. Guarda caso, parliamo anche di Covid. Allora come dovremmo mangiare? Qui si entra nel caos e soprattutto ci sono specialisti di altissimo livello nella nostra città, ovviamente non faccio i nomi, che potrebbero dirvi però cose molto migliori delle mie. Ecco, io mi sono permesso di scrivere che dovremmo ridurre i carboidrati, perché ne mangiamo troppi. Partiamo dalle cose semplici. E magari, se parliamo di carboidrati di frutta, mangiamo la frutta fresca e gli agrumi. Anche se il giorno in cui ci dovesse colpire il Covid, qualche carboidrato in più buono, torniamo alla frutta fresca e gli agrumi, ci potrebbe servire, perché dobbiamo formare emoglobina. Ma al di là di questo, favorire i grassi buoni, favorire le proteine sia animali che vegetali e i famosi polifenoli. C'è poi il concetto del digiuno intermittente, qui si entra nell'ormesi, il riequilibrio del microbiota. Sono tutti concetti che butto là, che poi se qualcuno vorrà si discuterà, ma ricordiamoci che un quarto di ciò che mangiamo ci mantiene vivo, sugli altri tre quarti campa il tuo dottore. Questo è un qualcosa che scrivono gli antichi egizi 5.000-6.000 anni fa, sarà il caso di ricordarcene, anche perché la gente è alimentata dall'industria alimentare, che non bada alla salute, ed è curata dall'industria farmaceutica, che non bada certo all'alimentazione. Ecco, sono frasi chiare da ricordarci nell'ambito dell'alimentazione. I nutraceutici. Allora, sul Covid ci sono cose serie, perché la vitamina C era ben conosciuta dai nostri nonni e bisnonni, che qualunque infezione, per aiutare l'immunità,
e la delibilitazione ci dava una mano. Ma ci sono molti studi su vitamina C e Covid in corso, tra cui il professor Corrao, che ho menzionato, uno dei nostri coautori, sta facendo questo studio, perché ha tutta una serie di cose, tutta una serie di proprietà, la vitamina C, la facciamo breve, che ci potrebbero aiutare a migliorare l'emoglobina, nonché ovviamente l'attività antiossidante, proimmunitaria, eccetera, eccetera. Glutatione, zinco sono, diciamo, altre sostanze note per il loro potere nel combattere le infezioni, migliorare lo stress ossidativo, quindi i radicali liberi che esplodono quando si dovesse avere il Covid, ma comunque in termini di prevenzione ci possono dare una mano. La famosa vitamina D. A noi non manca il sole oggi, ma a marzo, ad aprile e maggio, diciamo ancor più con il lockdown, il sole ci è mancato e quindi è mancata la vitamina D. Dobbiamo assolutamente assumere oppure, diciamo così, esporci al sole, perché ci sono ancora una volta molti trial internazionali in corso sulla vitamina D e Covid-19. Melatonina, stanno crescendo ancora una volta gli studi, li stanno facendo melatonina e Covid, perché? Perché la melatonina va ad agire soprattutto su questo famoso infiammasoma NLRP3, che è quello che più si attiva in corso di Covid-19 ed ha un ruolo protettivo molto ampio. E vi ho detto prima che è un po' il direttore d'orchestra del cervello. Andando rapidamente verso la conclusione, i polifenoli, non vi sto a dire altro, quindi andiamo molto rapidamente, abbiamo detto quanto possano darci una mano sia sullo stress ossidativo, sono dei potentissimi antiossidanti, ma come leggete qui agiscono anche sul virus, sulla curcumina, ancora una volta ci sono stati tutta una serie di articoli che ne hanno parlato molto bene, vedete tanti altri composti utili più o meno naturali che potremmo assumere nell'ambito del Covid-19. Poi c'è lo stile di vita al di fuori della nutrizione e nutraceutici. Ancora una volta sono banalità, voi mi direte. Benissimo, però sapere che passeggiare, esporci al sole, il discorso della fotobiomodulazione, quindi i famosi infrarossi, la gola da coccolare, perché è lì che si combatte la prima battaglia. Il coronavirus arriva lì, nella prima fase. Quindi idratarci, disinfettare la gola, ridurre tutta una serie di inquinanti, di tossici a cui siamo esposti giornalmente. Allora ecco che voglio dire due parole sull'ormesi, ma proprio due di numero. Perché? Perché abbiamo parlato di uno stress cronico che ci fa male. Bene, lo stress acuto inteso come un effetto benefico che deriva da un'esposizione a basse dosi di un agente che sarebbe altrimenti tossico o letale a dosi più elevate, questo è l'ormesi e avviene tutti i giorni, tutti i momenti, in un'infinità di organismi viventi, animali, piante e microbi. È un meccanismo di sopravvivenza. Perché? Perché l'ormesi, più noi ci esponiamo a piccole dosi di stress, più facciamo crescere la resilienza e ci risiamo. Attraverso piccoli stress ripetuti, il digiuno, l'attività fisica, i polifenoli, il caldo, il freddo, eccetera, 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 riusciamo a costruire dentro di noi una resilienza psicofisica che quando si tratterà, se mai si tratterà di affrontare il virus, ci tornerà utile perché la nostra immunità sarà cresciuta. Non per nulla Darwin disse che non è il più forte o il più intelligente della specie che sopravvive, ma è quello che si adatta meglio al cambiamento. Sto andando a concludere. Quindi, cos'altro possiamo fare per gestire stress, pnei, ormesi davanti all'arrivo potenziale del Covid? Potenziare l'immunità, potenziare la resilienza psicofisica. Abbiamo già detto tutto, sonno, respirazione, meditazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che tutto ciò che ci vale per le malattie croniche degenerative può e deve valere per l'immunità, per quella che è la resilienza psicofisica davanti ad uno stress che potrebbe arrivare domani mattina, più probabilmente in autunno, se il Covid dovesse ricolpirci. Quindi ricordiamoci l'importanza della gestione dello stress cronico. Ma poi se andiamo a vedere degli studi recentissimi sull'immunità e la resilienza, guardate qua come gli individui resilienti hanno proprio un fenotipo immunitario, quindi un'espressione della genetica diversa. Hanno una migliore immunità rispetto agli individui che invece tollerano male lo stress. C'è poco da fare, l'immunità nei resilienti è più alta ed è migliore. Qui hanno preso in esame, come vedete da questo grafico, decine e decine di studi.
Ma qui stiamo parlando di revisioni sistematiche in cui hanno esaminato solo gli interventi psicosociali, ed è una piccola parte di quello che possiamo fare nell'ambito PNEI. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che semplicemente gli interventi psicosociali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono poi questi qui, nella stragrande maggioranza dei casi, ecco, ci portano un miglioramento dell'immunità, lavorando semplicemente a livello psicosociale. Allora, cosa diceva Antifonte? Diceva che in tutti gli uomini è la mente che dirige il corpo verso la salute o verso la malattia, come tutto il resto. Ecco perché se siamo dentro una tempesta, certo, oggi un po' meno, ma la resilienza è proprio questo. Quando arriva una tempesta, dobbiamo imparare a ballare sotto la pioggia, come ci diceva Gandhi. E allora, noi forse non diventeremo mai come Neo di Matrix. Per chi ama Matrix, Neo è il nostro eroe. Questo è vero, non diventeremo mai come lui, probabilmente, così bravo a fronteggiare, ecco, queste pallottole, eccetera. Però, pur non diventando come lui, miglioriamo la nostra resilienza, gestiamo meglio lo stress cronico, utilizzando tutti quei provvedimenti di cui abbiamo parlato fino ad ora. E allora sì che forse saremo pronti, diciamo così, ad avere una migliore immunità ed una capacità migliore davanti al Covid. Io vi ringrazio, spero di essere stato nei 40-45 minuti che mi erano stati dati. Grazie. Grazie, dottor Cavezzi, carissimo. Hai fatto una magistrale, ci hai regalato una magistrale conferenza, veramente. È sempre un piacere sentirti, ci apri gli orizzonti. Io sono qui che vorrei farti una, vorrei esporre una riflessione. Allora, in sintesi, in definitiva, diciamo, ci hai confermato che l'apnei, l'epigenetica, in qualche modo, ci indicano che la materia e il corpo non sono statici, e che l'ambiente in qualche modo ha una supremazia sul corpo. Cioè la mente, lo stile di vita, l'ambiente, in qualche modo influenzano la materia, e questa è una scoperta incredibile. Non siamo quindi statici. Bene, questo è fondamentale. Allora, quindi lo stile di vita è fondamentale. Uno stile di vita, in sintesi, ci hai ricordato che dovrebbe essere, diciamo, all'insegna della serenità, del perdono, dell'ottimismo, della flessibilità, no? Eccetera, giusto? Quindi della gratitudine. Lo stile di vita è, comunque, converrai con me, il risultato di scelte che la persona fa, no? Ok? E sono le scelte che io faccio che mi portano quindi a costruire la trama dello stile di vita in cui, anche relazionale, in cui io sono inserito. Le scelte. Ora, le scelte che una persona fa sono conseguenza della mentalità della persona. Parlo ancora più facile. Sono conseguenze delle mappe mentali che la persona utilizza per orientarsi. No, se la sua mappa mentale gli dice che deve in qualche modo condannare qualcuno perché non è perfetto, tra virgolette, in qualche modo questa mappa mentale ti porta a puntare il dito, alla critica, al non perdono, mi spiego? Quindi a provare disprezzo. Allora, la mappa mentale è fondamentale. La mappa mentale quindi contiene le mappe mentali delle persone. Parlo sempre facile con un linguaggio che utilizzo per chi mi ha sempre ascoltato, e in qualche modo contengono delle tossicità, insomma, bene, delle tossicità che dovrebbero essere bonificate in definitiva. Se tu cambi la mappa mentale, in qualche modo, questa mappa che tu pensi che ti possa portare a Roma in definitiva, e che fino adesso ti ha portato a Bassano del Grappa perché credevi che fosse la mappa per Roma, invece era una mappa con delle tossicità, quindi che ti porta, diciamo, in tutt'altra strada. Se cambi la mappa, se la bonifichi, riesci ad arrivare agli obiettivi di serenità, di perdono, di tranquillità, di tolleranza. Allora, le mappe mentali sono quindi fondamentali, la loro bonifica. La bonifica delle mappe mentali la puoi fare. Questo, adesso io ti diciamo, do un qualcosa di cui ho una grande convinzione. Le mappe mentali si bonificano prevalentemente con una psicoterapia fatta bene.
Psicoterapia dallo psicoterapeuta, non dallo psicologo, non dal life coach, non dallo psichiatra, da uno psicoterapeuta che sappia fare questo lavoro di bonifica e che prima di tutto lui si sia bonificato le proprie mappe mentali, altrimenti si passano le proprie tossicità e il paziente esce con le tossicità sue e quelle del terapeuta. Ok, allora io sono paladina di quello che da tempo chiamo, cerchiamo di aprire gli occhi sul fatto che oggigiorno siamo ancora nel 2020 affetti da analfabetismo psicologico e relazionale. Vuol dire che di questa, diciamo, mappe mentali, di questa capacità di bonifica, di questo valore in definitiva del bonificare le mappe, ancora non si ha molta consapevolezza. Questo è il mio pensiero. Ora, tra le indicazioni che hai elencato, no? Per poter in qualche modo migliorare il proprio stile di vita, no? Per poter poi quindi rendere più forte il guerriero anche anti-Covid che è in noi, no? Hai messo giustamente, no? Lo yoga, la meditazione, il sonno, la preghiera, no? Il perdono, la capacità di essere tollerante, grati. Mi permetto di... e in mezzo c'è la psicoterapia, no? Era menzionata, forse sono stato un po' rapido, assolutamente. No, Attilio, non è una critica, è che voglio parlare con te, mi dispiace che siamo in conferenza, ma penso che sia una riflessione che in qualche modo stimoli. Allora, la psicoterapia è in mezzo, ma perché la mettono sempre in mezzo. Dal mio punto di vista la psicoterapia invece dovrebbe essere la prima, la fondamentale, perché... Adesso mi esprimo con una metafora. Allora, se noi guardiamo lo stile di vita velenoso in cui viviamo, che quindi ci espone alle malattie, lo stile di vita velenoso lo possiamo paragonare a vivere in una casa, diciamo, piena di muffa, con le pareti che buttano muffa in maniera incredibile. Bene? Allora, il problema della muffa, che quindi mi rende, diciamo, la quotidianità velenosa, è un problema che bisogna risolvere a monte. Bisogna andare in fondo nei tubi della cantina per capire, ad esempio, dov'è il buco, dov'è la tossicità che fa uscire l'acqua e che impregna, diciamo, le mura e che mi porta la muffa in casa. Se io affronto questo problema dell'umidità, in qualche modo raschiando le pareti e ridando il colore, sicuramente acquisisco una momentanea, diciamo, beneficio alla mia qualità della vita, ma il problema non è risolto, perché il problema a monte non c'è. Ecco, questa è una mia riflessione che faccio anche un pochino, diciamo, sono felice che mi dai l'occasione, perché da tempo che la penso. Io credo che fare yoga senza aver bonificato le mappe mentali, fare yoga, meditazione, pregare, sforzarsi di perdonare qualcuno senza aver bonificato le mappe mentali, sia come in qualche modo affrontare la muffa grattando via l'intonaco e rifacendolo. È un momentaneo beneficio, perché il problema a monte, cioè come tu pensi, le mappe mentali che utilizzi, non è stato in qualche modo affrontato. Questa è la riflessione che io voglio fare, che punto, ecco, perché per esempio molte persone dicono giustamente: no, devi perdonare, ok? Devi saper dir di no, non devi dire sì di sì, devi anche perdonare. Come fa una persona a perdonare? Mi spiego, se ha la mappa mentale, ad esempio, ha un virus del tipo del perfezionismo, ad esempio, se io ho aderito che per essere una bella persona, in qualche modo, sia io che gli altri, dobbiamo, parlo facile, faccio delle banalità, dobbiamo essere perfezionisti, cioè non dobbiamo avere limiti, bene? Quindi non tollero il limite, non tollero la sbavatura. In qualche modo, se io mantengo questo virus, posso fare tutte le meditazioni del mondo. Quando il beneficio della meditazione mi è passato, il mio modo di pensare mi riempie di veleno ancora la mia vita. E non io posso perdonare. Solo una cosa, sono d'accordo ovviamente, io proprio quello è stato il messaggio quando ho detto: i primi 1000 giorni di vita ci danno l'imprinting. Grande, però e da lì veniamo noi poi, grande, però grande. Se ne parlerà chiaramente, perché quello sì, ma è proprio questo.
ci colleghiamo, insomma. Allora, perché sono fondamentali i primi 1000 giorni di vita? Perché le mappe mentali, con o senza le tossicità, sono una responsabilità di chi in qualche modo ci inserisce, okay? Ci insegna la vita, okay? ci insegna le ricette di vita. E sono i nostri genitori, no? Prevalentemente l'ambiente familiare in cui si è, i primi giorni di vita, insomma, ecco, lo stile relazionale in cui siamo stati immersi. Ora, se questo stile relazionale è uno stile relazionale che contiene delle tossicità, in poche parole, ci passano le tossicità, mappe mentali tossiche, in una catena infinita di generazione in generazione, sempre delle stesse, in qualche modo, mappe mentali tossiche. Ecco perché è fondamentale che in qualche modo si punti l'attenzione sulla necessità, ancora oggi non affrontata nella maniera adeguata, assolutamente, dal mio punto di vista è affrontata a un 4% di quello che dovrebbe essere affrontata, la necessità di aiutare le persone ad acquisire delle mappe mentali relazionali, diciamo, sane, quindi a alfabetizzare dal punto di vista psicologico le persone, soprattutto gli adulti che si prendono cura dei bimbi. E mi taccio. Io la tua diapositiva metterei psicoterapia all'inizio e poi tutto il resto, in qualche modo. Sì, penso, certo, scusami, è importante, ma ci mancherebbe. Okay. Ma mi trovo in sintonia con te al 100%. Sei un grande, veramente, credo che... Cercato in poco tempo, insomma, dire delle cose utili. No, Dio, sono semi fondamentali che hai attivato, e soprattutto con il fatto che questa conferenza si può rivedere su YouTube del comune, sulla pagina di YouTube, è fondamentale, con calma se l'andranno a guardare in molti, perché ci sono delle verità incredibili. La salute e la serenità è dentro di noi ed è fondamentale, quindi dipende dalle scelte che facciamo, anche quella in di un momento come questo ancora di più, verrebbe da dire, ancora di più. Attilio caro, vedo se ci sono domande, se qualcuno me le ha fatte. Allora, purtroppo è più facile dividere un atomo che cambiare le mappe. Sono d'accordo, Francesco Pezzoli ci ha detto. È vero, nel 2020 ancora l'importanza, no, di bonificare le mappe, la psicoterapia, ancora non si conosce. Pensa che si mette sullo stesso piano dello psicoterapeuta, ok, altri professionisti importantissimi, ma che non sono capaci di bonificare le mappe. Però questo non si conosce. A meno che non sei tu stesso che decidi di cambiare. Certo, devi essere deciso a cambiare le mappe, ma devi anche in qualche modo andare a bussare al bonificatore di mappe, giusto? Sicuramente. Se vai da una persona che non è adeguata... Non sì, il discorso del cambiamento, poi anche quello spero di affrontarlo quest'estate, è veramente poi il cardine, perché appunto ci vuole la persona giusta con cui interagisci, ma poi devi essere tu che cambi, certo. Ci vuole la forza di volontà, ma lì ci torneremo. Certo, carissimo. Allora, adesso io, Gianni Balloni ha detto che questo è l'ultimo Psiche in Comune online. Sì, è vero, perché adesso continueremo la formazione, diciamo, dal vivo in Palazzina Azzurra. L'anno scorso in Palazzina Azzurra, che è la versione estiva di questi incontri, in qualche modo da 3 anni con Brunilde Crescenzi, che la consigliera comunale, che saluto, ci siamo inventati in Palazzina Azzurra una metà della serata di formazione, di cultura, per aprire i paraocchi e aprire la mente, e l'altra metà con il ballo di una volta, quello della mattonella dove ci si tocca. Oggi purtroppo non è possibile farlo, ma noi siamo resilienti, ok? Guardiamo sempre il buono che possiamo fare. Quindi avremo 5 incontri in Palazzina Azzurra, uno dei quali sarà appunto con il nostro dottor Cavezzi. Se aspettate un attimo, vado a dirvi le date. Allora, il 4 luglio in Palazzina Azzurra, vi dico di tenere d'occhio il sito del comune, area tematica della Baiocchi, delle pari opportunità, lì c'è scritto tutto. Allora, il 4 luglio ci sarà Remo Croci, il giornalista nostro sanbenedettese, giornalista Mediaset, con la relazione Covid-19, i giorni della paura.
Il 17 luglio verrà da Milano Patrizia Montalenti, verranno, e Veronica Coppola, che sono avvocata e presidente di un'associazione che si occupa di tutelare dalla violenza le persone al di là del sesso, sia maschi che femmine. E parleremo appunto di questo, le relazioni violente, la necessità di una tutela oltre il genere. Poi il 7 agosto avremo il nostro Attilio Cavezzi con la relazione I primi 1000 giorni di vita che decidono la nostra salute. Poi il 28 agosto avremo da Roma Roberta Piergallini, la giornalista, conduttrice, scrittrice, blogger, con la relazione Amore e Stalking al tempo del social. Accanto a lei ci sarà un'avvocata di violenza internazionale ed è Cristina Perozzi, che parleremo di stalking. Il 4 settembre chiudiamo il ciclo. Il 4 settembre ci sarà in Palazzina Azzurra, ci saranno le mie colleghe che hanno prestato in solidarietà il loro servizio online per la Task Force Comunale Psicologi e Psicoterapeuti, che hanno sostenuto i nostri cittadini gratuitamente, insomma. Ecco, e parleremo dell'esperienza al tempo l'esperienza di sostegno psicologico al tempo del Covid. E poi alle 22, sempre il 4 settembre, alle 22, se tutto va bene, penso proprio di sì, avremo seduti alla giusta sempre distanza un concerto con Bob Angel, che è un cantante del nostro territorio che fa venire i brividi per come canta e ci smuoverà l'anima con la sua musica. E poi che Dio ce la mandi buona, stiamo cercando di fare il meglio col poco che posso e possiamo. Io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio te Attilio, grazie a voi, grazie, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e vi do non ho finito, vi do un appuntamento anche per il 30 giugno. E avremo una bella conferenza che si intitola Donne Crocefisse. Parleremo del problema della tratta con Guido Castelli, l'autore del libro che adesso mi sfugge e non me ne voglia. Seguite il sito del comune, che è la mia pagina Facebook, il sito del comune, l'area tematica pari opportunità, e vi terrete aggiornati. Io vi saluto, grazie Attilio. Grazie a voi. Un abbraccio grande. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. Un abbraccio, arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao.